Mi chiamo Alessia Grossi, ho 13 anni, vivo a Ranco, un piccolo paesino sul lago in provincia di Varese. A me mi piacerebbe diventare una fotomodella perché fin da piccola mi è sempre piaciuto il mondo della moda. La danza mi piace molto, infatti la pratico come hobby. Il mio genere preferito è l'hip hop, ma mi piacciono anche gli altri tipi di danza. Infatti ho fatto per 4 anni danza classica, per 3 anni hip hop e poi ho iniziato ad andare a cavallo. I miei genitori mi hanno sempre appoggiato in tutto. No, in particolar modo non c'è nessun modello o modella che mi piacciono un po' tutti, diciamo. Nel mondo dello spettacolo, secondo me, bisogna essere espressivi, non aver paura, anche se fai uno sbaglio, andare sempre avanti. Da grande mi piacerebbe diventare una modella. Sì, mi piacciono gli animali, infatti ho 4 cani, e 32 pesciolini. Mani sulla giacca, tutte e due, e il proprio. Un bel sorriso, guarda qua. Talk to the kids, show them life ain't the walk in the bridge. Damn, it's hard as it is. When I be dreaming, I be talking to big. In my hood, it ain't no yellow brick road. You hear the shots echo. Sneakers hanging from a telephone. Voglio fare una cosa, Maurizio, non so se qualsiasi cosa, sei pronto a rimandarmi il pezzo praticamente che ha sfilato la nostra Alessia? Basta. No, perché ho fatto questa cosa? Perché ci sono delle persone a casa che dicono sfilare. Ragazzi, non è facile sfilare. Ora, io ho un po' esagerato, però non è facile avere la classe, l'eleganza, è vero o no? La bellezza, guarda che silhouette che ha questa ragazza. Ci ho voluto un po' giocare, però, Franco, ho ragione o no? Vero. Sembra facile. Ah, devi sfilare, prendi e vai. Non è semplice. Ci vuole una bella preparazione. Ci tenevo tecnica. Perché ci sono state le persone che dicono sì, però sai, quello che canta, quello che recita. Ho capito, ma ragazzi, fare il modello o la modella oggigiorno, a parte il fatto che è una fai una vita meravigliosa, anche bella, forte, nel senso di sacrificio, eccetera, però ti puoi permettere veramente di fare pochi anni, eccetera, alla grande e comunque di crearti un futuro. Però è un bel sacrificio svegliarti la mattina presto, fare 2, 3, 4, 5 sfilate e poi sfilare non è così semplice. Ecco, poi prima ci di trovare la sfilata bisogna fare tanti appuntamenti. Cioè, bravo! Per prendere una sfilata devi fare 20 casting, non è semplice. Che non è semplice. Sì. Allora, cosa ne pensi della nostra Alessia? Lei è molto brava, tecnicamente preparata, giustamente come dicevi tu. Io gli darei più una direzione di fotomodella che non come manichin. Quindi modella fotografica. Sì, tu dici per fare campagne di pubblicità, un bel viso, espressivo anche. Perché per fare le manichin, lo sappiamo, sono un pochino più alte. Lei magari è giovane, alla crescerà Naomi ancora. Alla Naomi Campbell, insomma. La, non so, alla Cindy... Chi è che faceva la modella dei miei tempi? Certo. Non me lo ricordo più, va bene. Quella è Stangone, insomma. Quella lì che non guardo neanche. Claudia Schiffer. Tutte donne di un 1,80 m. Sì, 1,80 m in avanti, insomma. Vabbè. No, non oltre, non poi oltre, sono troppo sì. alte. 1,80 m, è vero. E allora lei potrebbe essere una bravissima
fotomodella per il print, per la fotogenia, per le campagne fotografiche. Sì, infatti c'ha un musetto un visino, sì, dove sì, è straordinario. Sì. Bene, complimenti, grazie, stai qui con me. Adesso andiamo avanti con i nostri prossimi concorrenti che sono lì che trepidano.